Una vita dedicata ai più deboli. Un libro racconta le periferie dell'Italia e del mondo dalla parte del volontariato. Loretta Cavaricci. È stato il più giovane presidente UNICEF mai eletto al mondo, garante per l'infanzia. La terza Italia la racconta prima di tutto in prima persona. Sì, perché credo di averne fatto parte insieme a quegli altri tanti milioni di italiani che sono impegnati nel terzo settore e che oggi, soprattutto in un momento di grande difficoltà nel nostro paese, a volte si sostituiscono anche alle istituzioni. Vincenzo Spadafora parte dalla Terra dei Fuochi, sua terra natale, per costruire il manifesto di un paese che non si tira indietro. Un percorso che vuole essere in fondo ottimista, come tiene a dire, e che dall'Italia, per lavoro e per missione, lo ha portato in giro nel mondo, a toccare gli altri. Terzi mondi. Ci sono riferimenti in queste pagine alla striscia di Gaza, come all'immigrazione, a Lampedusa, vite in bilico, diritti calpestati, storie di cibo negato. Noi siamo in una situazione diversa, però oggi le nostre famiglie vivono, soprattutto alcune, quelle che vivono in grande povertà, in una situazione che si avvicina sempre più a quella di molti paesi in via di sviluppo. Il terzo settore è impegnato nelle periferie con generosità, al nord come al sud. I temi sono quelli del confronto e dell'accoglienza. È proprio dai più giovani che si impara, dimostra il libro, e dal loro imprescindibile diritto allo studio. Il volontariato, ed è un po' questa la morale del viaggio, non deve però costituire l'unico modo per dare risposte, soprattutto quelle che spettano prima di tutto ad altri.